Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di qualificazione dei lead, come potremmo riuscire a trovare nuovi potenziali acquirenti, di visibilità legata agli annunci immobiliari. Lo facciamo con un personaggio inedito per il settore immobiliare italiano. Sono in compagnia di Alessandro Mariotti, founder e unico sponsor di Baba Casa. Ciao Alessandro e bentrovato. Grazie Gerardo. Allora, partiamo subito da una domanda per rompere il ghiaccio, no? Baba Casa, che mi ricorda un po' BlaBlaCar e altre cose analoghe. Ecco, come nasce il nome? Nasce da una cena tra founders in cui cercavamo un dominio libero che ovviamente non trovavamo, non fino a che il bimbo di uno dei nostri compagni di avventura non comincia a dire ba. Quindi ba, abbiamo ba, ba, scritto casa. Su internet Baba Casa, era libero e l'abbiamo preso. Fantastico, fantastico. Nasce da questo. Bene. Tu sei romano, ma in realtà vivi a Londra. Sì, io vivo a Londra ormai da 10 anni. Ok, sì, dal 2013. Ah, bene, bene, quindi insomma piazza internazionale di ampio respiro, anche dal punto di vista tecnologico immagino sia molto stimolante. Sì, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Londra è stato il hub tecnologico europeo per molti anni, credo, dà la possibilità di essere in contatto un po' con tutte le nuove tendenze, le nuove tecnologie, è stato molto formativo negli anni dello sviluppo del mobile, senz'altro. Allora, raccontaci un po' come Baba Casa sta in qualche modo portando una modalità innovativa, ecco, per quanto riguarda la visibilità degli annunci. Sì, diciamo, Baba Casa parte da due principi, base. Uno è quello di cambiare il sistema di pagamento della pubblicazione degli annunci, quindi per pubblicare su Baba Casa non è prevista nessuna fee o nessun canone fisso, si paga quando si riceve la richiesta di un appuntamento, un lead. Quindi è l'applicazione del sistema di pagamento a consumo alla pubblicazione degli annunci immobiliari. Questo è uno degli elementi fondanti. Il secondo è quello dell'aprirsi un po' di più al mondo social, quindi Baba Casa dà la possibilità di commentare le agenzie, gli immobili, di lasciare un proprio parere su ciò che si è visto, su ciò che è visitato. Quindi dice che si è visitato. Quindi diciamo i principi sono due. Uno legato al modello di business. Non pago perché pubblico, ma pago solo quando ricevo degli appuntamenti. E il secondo è quello di aprirsi un po' di più al mondo social. Mi hai già risposto, diciamo, in parte alla domanda che vorrei farti adesso, cioè quali sono i punti che vi differenziano rispetto ad un portale di annunci, cioè siete in qualche modo complementari, ecco, rispetto alle dinamiche classiche del portale. Intanto siete un'app, quindi non c'è una versione desktop no. di Baba Casa. E poi lascio a te raccontarci. Sì, abbiamo scelto di realizzare solo la piattaforma mobile perché crediamo che diciamo la stessa rivoluzione accaduta 20 anni fa nel passaggio dalla carta al web adesso sia un po' la stessa che sta accadendo nel passaggio dal web al mobile. Quindi l'idea è quello di prepararci a un cliente più mobile che web che nascerà nei prossimi anni. Gli ultimi 2 anni hanno sicuramente accelerato questo processo di passaggio al mobile. Siamo ormai abituati a comprare cibo, a comprare cose, ad utilizzare il mobile. Quindi io credo che questo sarà il momento di passaggio ufficiale dal web al mobile anche per la ricerca degli annunci. Ovviamente c'è una sfida tecnologica legata a questo perché l'annuncio immobiliare è complesso, ha le foto, ha la planimetria, è complesso da visualizzare, quindi c'è tutto uno studio sulla user experience, sull'usabilità della ricerca degli annunci immobiliari sul mobile, ma senz'altro è una sfida interessante. E la seconda sfida è quella di ridurre, diciamo di cambiare il processo, quindi non c'è più quell'idea, diciamo di passare dall'idea vado su un sito, cerco un immobile, lascio una richiesta, poi qualcuno mi risponderà. Baba Casa vuole automatizzare un po' questo processo, quindi vado sull'immobile, mi interessa, clicco e fisso un appuntamento. Okay. L'agenzia, quando pubblica un immobile, può decidere il calendario delle visite, quando è possibile visualizzare questi immobili.
e l'utente lo vede immediatamente, può cliccare e fissare un appuntamento. Da lì parte un processo per cui l'agenzia riceve un'email, l'utente riceve un'email, l'agenzia decide di accettare, a quel momento, in quel momento paga il suo lead e continua il suo processo. Perfetto, quindi insomma pubblicazione gratuita, sì, gratuita e infinita, paghiamo di fatto il lead. Parliamo del lead, che tipo di persona, ok, frequenta Baba Casa e fissa un appuntamento? Ma senz'altro è un utente mobile, un utente che si intende di tecnologia, che usa la tecnologia non solo per, come posso dire, per curiosità, ma la usa per concretizzare un'azione. Quindi direi lo stesso tipo di utente che compra il cibo sulle applicazioni. Un utente che decide di lasciare pochi dati, ma che ci garantiscono che è un utente veramente interessato, motivato certo, a cercare a visitare quell'immobile e che sa, diciamo, seguire questo processo automatizzato. Quindi come vogliamo qualificarlo? Si qualifica da sé. Comunque inizia un percorso. Scarica l'app. Naviga, scopre l'opportunità e poi deve seguire una serie di passaggi per arrivare all'appuntamento. Quindi, cioè, se non è motivato, è solo un curioso, si ferma. Ah, certamente. Molto, lascia la richiesta. Esatto, okay. Esatto. Se vogliamo aggiungere un dettaglio, diciamo, è sicuramente un cliente social, perché sì, Baba Casa ha scelto di pubblicizzarsi o presentarsi, diciamo, principalmente utilizzando i social, sì, quindi no pubblicità tradizionale. Quindi se vogliamo aggiungere un dettaglio, è un cliente sicuramente social. Sì, ho visto che siete molto presenti su Instagram, su TikTok, esatto, e quindi insomma state provando a parlare anche ad un'utenza finale diversa, ecco, rispetto sì, insomma, ai canali tradizionali. Diciamo uno strumento diverso per un tipo di cliente diverso. Quindi che è abituato a interagire, diciamo, con questo nuovo tipo di approccio, che non è solo tecnologico, ma è proprio di user experience. Ok. Allora, domanda clou. Allora, come si entra in contatto con Baba Casa? So che avete intanto un sito web che è babacasa.com e da lì possono scaricare, diciamo, sì, l'app. C'è il link per scaricare l'app. Okay. Possono entrare in contatto con Baba Casa utilizzando Instagram, TikTok, okay, tutti i social, eccetera, eccetera, o anche dal tuo blog. Ah, giusto appunto, perché Baba Casa ha riservato ovviamente a tutti coloro che insomma sono affezionati alla newsletter, alla nostra community, un link che poi inseriremo qui nei commenti, grazie al quale potrete accedere all'app utilizzandola, diciamo, al 100% senza nessuna limitazione. In più avrete un certo numero di appuntamenti gratuiti, quindi i famosi 5 euro comincerete a pagarli dopo aver provato per lungo tempo l'applicazione. Ecco, quindi penso che sia una bella notizia. Grazie per questa, grazie a te, per questa opportunità. Alessandro, allora, intanto grazie per il tuo tempo, sei venuto qui da Londra apposta e insomma contiamo di rivederti fra qualche mese, ci racconterai gli sviluppi perché ce ne saranno sicuramente. Quindi esatto, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a te, grazie. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@gerardopaterna.com. Ti aspetto al prossimo video.